in compagnia di Lorenzo Mancinelli, vicepresidente Codice Citra. Ferzo, questa vela, il vento. Qui siamo a pochi passi dal mare, ma si respira già aria di montagna. Questo bel paradosso che oggi ci porta sotto questo meraviglioso vigneto di Montepulciano. La nostra regione, come oramai è noto a tutti, vive del mare e della montagna. Noi siamo più o meno a metà strada. Siamo sotto questo splendido vigneto di Montepulciano, e potete vedere, è stupendo, ha un'uva bellissima ed è quell'uva che noi utilizziamo per produrre questi vini che sono particolari. In particolare la linea Ferzo è una linea che noi abbiamo dedicato esclusivamente all'oreca, ai ristoranti, ed è una linea dedicata esclusivamente a questo tipo di clientela. Ha dei gusti e dei profumi particolari proprio per questo tipo di clientela. È un livello elevato, ha un'ottima qualità. Questo stiamo degustando questo splendido Montepulciano con dei profumi unici, un colore spettacolare, ma un sapore veramente eccellente. Vi invitiamo a provare questi vini che sono veramente eccellenti, veramente di altissima qualità. Dottore, fare qualità oggi costa abbastanza. Noi investiamo tantissimo, innanzitutto investono i nostri soci, investono nel vigneto, perché avere un vigneto in queste condizioni, questa bellezza, non è una cosa normale, è una cosa che viene fuori dopo tanto lavoro e tanti sacrifici e tanti investimenti anche da parte degli agricoltori. Le nostre cantine sono attrezzate al meglio e l'azienda Citra, notoriamente, è l'azienda che investe di più in Abruzzo in fatto di tecnologia e in tutto ciò che la ricerca ci mette a disposizione per poter dare un prodotto di altissima qualità, costante nel tempo e sicurissimo per la salute umana e per l'alimentazione in generale. Quindi il futuro del vino, grazie appunto, come diceva lei, a Codice Citra, che in termini di investimenti in ricerca, coinvolgimento di enti, di strutture esterne, fa tanto, il futuro è buono quindi? Ma noi abbiamo un futuro, secondo me, roseo. Noi abbiamo una qualità eccellente, riusciamo come struttura cooperativa ad avere dei prezzi più che accessibili. Noi, secondo me, abbiamo tutte le caratteristiche per andare sempre meglio. D'altronde, negli ultimi 6 anni abbiamo raddoppiato il nostro fatturato, quindi non è una cosa estremamente semplice. Non so quante aziende in Italia sono riuscite a fare questo in questo periodo di crisi profonda. Noi ci rivolgiamo ovviamente anche ai mercati esteri, in passato soprattutto ai mercati esteri. Oggi abbiamo una quota di mercato Italia che è molto più rilevante del passato. Stranamente la nostra azienda performa bene nei mercati esteri e nei mercati italiani, e questo è evidente, data dal prodotto e al rapporto qualità-prezzo, che per noi è sicuramente invidiabile. Allora, vicepresidente, un brindisi con il Ferzo. Un brindisi. Con l'enologo Davide Diaz, una domanda un po' agronomica e un po' enologica, già che siamo sotto una meravigliosa pergola abruzzese di Montepulciano. A giudicare dai grappoli direi tutto ok, però l'esperto. Diciamo che è stata una stagione molto impegnativa, soprattutto sotto aspetto fitosanitario, però grazie ai nostri tecnici sul territorio, le nuove associate che sono ramificati su tutto il territorio, hanno una conoscenza di tutto il territorio, e grazie ai viticoltori che ogni mattina si svegliano e ascoltano i loro consigli, abbiamo ottenuto un risultato eccezionale, come possiamo vedere, per una stagione come quest'anno. E enologicamente parlando, i presupposti sono di ottimo livello. Però sempre con l'occhio sulle vasche, perché nulla deve sfuggire. Dopo il lavoro in campo, è quello che più seguiamo noi, il lavoro in cantina, quindi l'occhio sulle vasche, seguire tutte le parti della vinificazione, e poi per ottenere un prodotto, speriamo, eccezionale, che poi è quello che dirà il consumatore. I parametri che voi state valutando comunque sono più che soddisfacenti, danno conforto. Sì, i dati che abbiamo e stiamo verificando giorno per giorno sono confortevoli e ci danno dei presupposti per un buon risultato. Simona Dalicarnasso, responsabile della comunicazione Codice Citra, un grande evento oggi qua sotto questa meravigliosa pergola abruzzese. Sì, è la seconda edizione del Ferzo Wines on the Road, e quest'anno l'abbiamo aperta un po' a un pubblico più ampio con un picnic in vigna.
L'idea è sempre quella di raccontare le eccellenze del territorio e oggi però abbiamo voluto unire più situazioni, una più conviviale, e ci siamo ritrovati qui sotto un bellissimo vigneto a pergola che rappresenta la nostra tradizione abruzzese, e abbiamo unito anche il folklore delle tradizioni con un laboratorio di danze tradizionali abruzzesi. Che naturalmente ha, diciamo, completato a corollario tutto quello che è l'abruzzesità, cioè vino, gastronomia tipica e poi anche il folklore, il costume, la gioia che c'era sotto questi vigneti quando la vendemmia era un po' diversa da quella di oggi. Sì, infatti l'idea del Fairs on the Road è di raccontare la vendemmia in maniera più innovativa, più, diciamo, nuova, perché, ecco, raccontare solo le eccellenze con i personaggi per noi non era sufficiente. Abbiamo unito l'idea di mettere insieme più persone, blogger, fotoamatori sotto questo vigneto, e sempre sotto la vela Ferzo che ci accompagna in questo racconto. E per questo è stato molto importante anche tutto il team che ha partecipato, anche Pina Di Osanio che è qui vicino a me, che ha appunto allestito questa bellissima situazione di oggi, che insomma veramente in pochissimo tempo di organizzazione ha portato un bellissimo successo. Tu hai ringraziato Pina, volevo farlo io, ma va bene così, grazie ancora, lei è sempre presente. Ferzo, un brand con un grande futuro. Sì, è la selezione più importante che abbiamo. Abbiamo visitato 3 territori importanti, la Valle del Moro, i vigneti pedemontani e i vigneti in riva al mare, quindi diversi paesaggi tra di loro che però comunque contribuiscono a formare quelle eccellenze che fanno parte alla realizzazione di questa linea destinata alla ristorazione e alle enoteche. E Simona ci ha mandati da queste 2 splendide ragazze russe? Sì, siamo russe. Di dove? Di Mosca. Ah, di Mosca. Sì. Ok, il nome? Masha. Giulia. Giulia? Giulia. Giulia, ok. Come Giulia, ok. E Masha. Allora, come mai avete deciso di partecipare a questo evento? Abbiamo visto un volantino su Facebook e abbiamo deciso, sì, questo è il nostro evento. Quindi poi siamo rimasti molto sorprese perché c'è tanta gente, e poi questa bella uva che sicuramente diventa un buon vino. E siamo contenti di essere qui. Grazie. Giulia, invece, cosa puoi dire di questa giornata? Tutto a posto, tutto è bello, mi piace molto, il vino è ottimo. Perfetto, tu hai detto a un certo punto l'uva è bella e diventerà un buon vino. Sì. Proviamo a dirlo ai nostri amici dicendo poi anche visitate l'Italia, mi raccomando, e l'Abruzzo. Riusciamo a metterlo tutto in fila? Questa è una buona uva, diventerà sicuramente un buon vino, visitate l'Abruzzo. Dico in russo? Ok. Это великолепный виноград, который станет отличным вином. Приезжайте в Абруццо! In compagnia di Angelo Baccile, presidente, le cooperative sociali, in un periodo storico dove l'individualità regna e tutti pensano di poter fare le cose da soli, la cooperazione. No, in Abruzzo dobbiamo dire che la cooperazione è quasi al 99%, cioè, quindi abbiamo cercato di riunire tutti i soci e diciamo che oggi è vincente, difatti si nota anche col consorzio CIDE che è un consorzio di 9 cantine sociali che praticamente fa quasi il 70% del prodotto abruzzese. L'unione fa la forza, sempre. Certamente.